La cosa importante è quella di essere stato lì, insomma, e tutti i miei compagni, e quindi di coronare tutta la mia carriera, perché comunque io avevo deciso di rimanere a Napoli e quindi la mia speranza era sempre quella di conseguire quel titolo tricolore qui a Napoli. Ma noi sapevamo strada facendo, perché poi quando si facevano determinati risultati è normale che la convinzione cresceva, anche se tenevamo dentro, perché dovevamo sempre gestire un po' l'ambiente, e quindi sappiamo benissimo che l'entusiasmo sale tanto a Napoli. Però eravamo convinti durante il campionato che qualcosa poteva accadere. Dopo 30 anni l'emozione rimane fortissima di fronte ai protagonisti del primo scudetto del Napoli. Il 10 maggio del 1987 l'esplosione della città. Oggi molti dei calciatori di quella squadra, nella sfilata d'onore per i quartieri di Napoli, si fermano a Palazzo San Giacomo per ricevere le onorificenze e ricordare con entusiasmo ed aneddoti quei momenti. Un appuntamento che si rinnoverà nei primi giorni di luglio nella festa che si sta organizzando per la cittadinanza onoraria a Diego Armando Maradona. Mi sembra di aver vissuto un sogno, che poi era il sogno di tutta la città, perché questo grande presidente che ha guidato il Napoli per tanti anni, animato soprattutto da un grande tifo del Napoli. Il 10 maggio, 30 anni fa, è stata la giornata più bella della mia vita, quindi vi ringrazio perché siete venuti a partecipare, e anche, penso anche alla vostra, è un compleanno di tutti. Devo ringraziare il sindaco, che è sempre così attento per le cose napoletane e che ci ha affidato qui. E Beppe appena mi vede fa, mi ha detto: ma voi lo sapete che io tengo 4 anni più di voi? Che mi volete dire? Mo? Che aggiù la fascia dietro, ma io già ce la volevo dare io, non so come dovrebbe dire io. Quando Ottavio diceva: Maradona è squalificato, Maradona è infortunato, ora fate vedere chi siete, si diceva sempre del 3-0, quindi a dimostrazione, o in caso o fuori, a dimostrazione che non c'era solo Diego, ma c'era una squadra soprattutto di grandi uomini e poi anche di grandi calciatori. È bello ricordare il 10 maggio del 1987, dopo 30 anni, quella giornata storica per la nostra squadra, per la nostra città. Ed è un'emozione perché la mente ritorna a quel periodo, quindi credo che sia anche bello che la città ricordi, riconosca quella stagione di passione, di esaltazione, di competenza, di qualità di gioco, di genialità che rappresentava ovviamente in particolare Diego Armando Maradona, ma la squadra. E come noi in quegli anni vedevamo attraverso la squadra il riscatto della città. Cambiato molto dopo 30 anni, però il ricordo di quegli anni è indelebile, anche perché sembrava che il Napoli non vincesse mai lo scudetto, quindi arrivò lo scudetto e quindi fu una grande gioia. Non sarebbe il caso di vincere qualche altra cosa nel frattempo? 30 anni sono tanti. Sì, certo, lo dice al tifoso, al sindaco e al napoletano, uno vorrebbe sempre vincere. Quando l'attesa comincia a essere lunga, la sete di vittoria è ancora più grande. Napoli sta giocando bene, il Napoli di Sarri a me piace, ci sono tutte le condizioni perché si può costruire una squadra per vincere lo scudetto e vincere le più grandi competizioni. Sarebbe molto bello, perché in questo momento la città va molto forte e il connubio tra la città e la squadra è stato sempre un moltiplicatore di forza, di potenza e di energia. Quindi in questo momento la città dà forza alla squadra, una vittoria della squadra darebbe ancora più potenza alla città, e noi lavoriamo perché ci possa stare anche quello spirito di comunione nel lavorare insieme anche per la nostra squadra, per il nostro stadio e per i nostri giocatori.